Cosa l'ha spinta a candidarsi a sindaco di Castellammare del Golfo? Sì, io ho svolto per 5 anni a Castellammare del Golfo il ruolo di consigliere comunale e diciamo che sono tantissime le cose che assolutamente non vanno e quindi quello che mi spinge è la volontà realmente di cambiare il modo di amministrare. Cambiare in che senso? Partendo dall'organizzazione degli uffici e della ripartizione del lavoro che deve essere finalmente improntato a un concetto di meritocrazia, l'obiettivo è quello di raggiungere una reale e concreta crescita economica della nostra città. È stato più volte detto e ribadito come diciamo la crescita economica sia stata determinata dall'investimento privato e lo stesso sindaco uscente Nicola Coppola nelle ultime interviste ha ribadito come effettivamente sia stata una crescita improvvisa ed imprevista, tanto che non è riuscito in alcun modo a mio parere a governarla. L'obiettivo qual è? L'obiettivo è consentire di creare livello economico determinato dal turismo che sia stabile durante tutto l'arco dell'anno e che consenta effettivamente di dare una fonte di lavoro ai giovani, non precaria o temporanea, ma in termini di certezza. Quali sono, secondo lei, le priorità per Castellammare? Allora, le priorità, come dicevo, sono innanzitutto mettere mano a quella che è l'organizzazione degli uffici, perché proprio l'ente comune ha lavorato in questi ultimi periodi in modo assolutamente inefficiente. E quindi è chiaro che per partecipare ai bandi europei, per partecipare ai bandi che ci consentono ovviamente di avere finanziamenti e di realizzare quelle che sono le infrastrutture che servono, è necessario riorganizzare gli uffici. Riorganizzarli anche per quanto riguarda l'ordinaria amministrazione e quindi quello che è il verde pubblico, il decoro urbano, sono aspetti che per chi vuole arrivare ad una crescita economica da un punto di vista turistico notevole è fondamentale. E quindi dobbiamo ripartire dagli uffici, dobbiamo partire dal far capire ai dirigenti che il ruolo è quello di governare l'attività amministrativa e non quello di fare politica. Partiamo da lì con un pugno che deve essere duro e, come dicevo, meritocratico. L'obiettivo qual è quindi? È quello di lavorare realmente su quelle che è la programmazione e la pubblicità a livello internazionale della nostra città e quindi consentire una crescita economica, come dicevo, strutturata durante tutto l'arco dell'anno. Naturalmente quello che è il lavoro di un buon amministratore riguarda tutti gli aspetti chiaramente legati alla città e quindi dalla tutela delle fasce più deboli alla garanzia all'incremento di attività di lavoro anche per coloro che si trovano in stato di disoccupazione tramite quei servizi e quei progetti che ben conosciamo come cantieri scuola e come spiagge pulite assolutamente da potenziare. Quali sono i punti principali del suo programma? Allora, sui punti principali lo possiamo appunto suddividere in più aree chiaramente. Quello che va immediatamente osservato è il depuratore e la rete fognaria. Questo è un lavoro che rappresenta secondo me il massimo fallimento dell'amministrazione uscente. Perché? Perché era l'unica infrastruttura che, diciamo, tanto propagandata nella scorsa campagna elettorale e tanto male gestita. E parliamo di depuratore non solo come depurazione delle acque, ma come salute dei cittadini. Perché? Perché l'impianto di depurazione, peraltro già finanziato, e che riguarda sia l'impianto per il centro urbano e sia quello relativo a Scopello e Fraginesi, è legato anche alla rete fognaria su Scopello e Fraginesi, perché pur essendo le zone residenziali, perché ormai sono residenziali, Scopello tra l'altro quella che rappresenta l'immagine internazionale della nostra città, attualmente non godono neppure di rete fognaria e quindi oltre ad esserci scarichi a mare, e questo non lo possiamo sottovalutare, abbiamo anche tantissime migliaia, diciamo centinaia di pozze IMOF che determinano come queste zone siano effettivamente una bomba ecologica. Su questo si deve intervenire subito ed è l'aspetto primario, come dicevo, riorganizzazione degli uffici, pianificazione, web marketing e rapporto con mediatori internazionali per cambiare il modo proprio di amministrare e di rappresentare la nostra città. Quali sono le prime novità concrete che porterà una volta eletta? Allora, quando parliamo di primi atti, spesso si sente dire i primi 100 giorni e quindi rappresentano la riorganizzazione concreta. Noi naturalmente abbiamo avanti a noi quello che è il periodo estivo, abbiamo grandi affluenze turistiche e non ci possiamo permettere continui appunti negativi da parte dei turisti tramite quelli che sono poi i social o comunque gli strumenti che il web consente. E quindi qual è l'obiettivo primario? Innanzitutto quello di organizzare la stagione estiva. È stato ribadito dallo stesso sindaco uscente come
non aver fino ad oggi approvato il bilancio, cosa che secondo me realmente poco c'entra, anzi nulla c'entra, non capisco neanche il nesso, ha impedito di lavorare sulla programmazione estiva. Quindi noi siamo a fine maggio e non abbiamo una programmazione degli eventi estivi. È chiaro che chi arriva la prima settimana deve fare questo. Dobbiamo mettere subito mano alla viabilità e quindi immediatamente potenziare quello che è il parcheggio esistente, quindi della zona del cimitero, e tramite le cooperative sociali, perché chiaramente non abbiamo ancora i fondi disponibili, ma ci sono cooperative, si possono creare proprio nel rapporto anche con i giovani, cooperative sociali, incrementare quelli che sono i bus navetta, non solo la sera del weekend ma tutti i giorni per tutte le mete, incluse anche Largo Petrolo, la spiaggia e le zone extra, diciamo, non gli unici punti, quindi i cosiddetti quattro canti. Dobbiamo, diciamo, risistemare la ZTL e consentire che la città sia effettivamente vivibile anche nei momenti di maggiore affluenza. Lei è una giovane donna e potrebbe essere la prima sindaca della città. Cosa farà per i giovani castellammarese e per le donne? Allora, tutti infatti mi dicono: ma chi te l'ha fatto fare? Inizi, sei all'avvio della tua professione, sei giovane, hai una così grande responsabilità. E invece noi dobbiamo prenderci le responsabilità, perché noi giovani siamo il futuro, dobbiamo capire questo. E neanche tanto giovani, perché ho 34 anni, capiamolo. Dico, in Europa Macron governa uno Stato, noi a 34 anni non possiamo gestire una città, mi sembra inverosimile. Al contrario, noi giovani siamo... dobbiamo innanzitutto lavorare su quella che è la creazione di una nuova classe dirigente, perché dobbiamo rappresentare la nostra città anche al di fuori dei limiti territoriali, quindi dobbiamo lavorare in questa direzione. E siamo logicamente noi giovani che dobbiamo portare le nuove idee ad una cittadina che secondo me negli ultimi 5 anni è stata caratterizzata da un totale immobilismo in termini di progettazione e di infrastrutture. Cosa fare per i giovani? Allora, io ho parlato tanto con i giovani anche in settori, diciamo, più disagiati. Qual è l'aspetto più difficile? Quello proprio di inserimento nel mondo del lavoro. Quindi la prima cosa che io farò è quello di avviare nuovamente quello che è il servizio civile. Siamo stati riaccreditati e quindi concretamente lo possiamo fare, ci consente di far entrare, diciamo, tanti giovani nel mondo del lavoro, perché hanno la durata di un anno e quindi poi logicamente le aziende hanno la modalità di valutare. Un altro aspetto che è inserito anche nel mio programma riguarda il rapporto con questo, diciamo, delle associazioni, adesso non menziono chi, però associazioni che sono molto sensibili al nostro territorio sono state disponibili a fare dei periodi di formazione per i giovani, quindi che frequentano l'ultimo anno delle scuole superiori, nell'ambito delle varie attività che siano ristorative o ricettive, proprio per formare in quello, nell'ambito che è quello più importante da un punto di vista occupazionale per la nostra città, che è il turismo. Poi tante altre cose dobbiamo fare, come rifare operare la consulta giovanile e tanto altro. Quali sono le sue idee per rilanciare il turismo? Allora, come dicevo, le idee per rilanciare il turismo sono innanzitutto quella che è l'aspetto programmatico e pubblicitario, e stanziare in bilancio dei fondi proprio per pubblicizzare la nostra città non è uno spreco, ma è fondamentale, perché si parte da lì, quindi sui canali internazionali, web marketing e quant'altro. C'è un aspetto importante, voi ricorderete che per esempio alla fiera internazionale del turismo che si è tenuta in Cina, i faraglioni di Scopello erano il manifesto di ingresso, quindi noi abbiamo un gioiello, cioè un bene prezioso che non sfruttiamo. Basti pensare che oggi non si può neppure accedere, quindi che cosa succede nella nostra città è inverosimile, che una persona che arriva perché vuole visitare un luogo di bellezza riconosciuto a livello internazionale non può accedere. È chiaro che l'intervento effettuato dall'amministrazione è stato inappropriato e comunque insufficiente. Qual è lo scopo? Lo scopo è quello di tutelare realmente l'interesse pubblico, e quindi la prima cosa che io farò e su cui metterò mano è quello di far candidare proprio Scopello e i suoi faraglioni tramite canali che sono assolutamente accessibili come patrimonio dell'umanità. Quindi parliamo di UNESCO, dobbiamo andare oltre, non è più una lite tra il comune di Castellammare e qualche privato, andiamo oltre, tuteliamo quelle che sono bellezze dell'umanità. Noi abbiamo un compito, è importante, noi dobbiamo pensare non al nostro piccolo, dobbiamo pensare un pochettino più in grande. Cosa critica e cosa salverebbe del passato? Allora, il passato, diciamo che sicuramente Castellammare ha avuto
una crescita e anche, diciamo, la realizzazione di opere che sono importanti. Come dicevo, sono stati gli ultimi 5 anni, secondo me, caratterizzati soltanto da un'ordinaria amministrazione e da immobilismo, però già da un ventennio si è messo a mano, cioè si sono poste le basi, secondo me, per una crescita della città. Possiamo pensare che è stata riqualificata prima Largo Petrolo, il progetto del porto che comunque è importantissimo e chiaramente ha le sue difficoltà, ma non lo possiamo sottovalutare. Poi l'amministrazione precedente, che comunque ha ottenuto un finanziamento e un progetto che era pronto per essere posto in bando, che riguarda il depuratore e la rete fognaria. Quindi le basi erano state poste. Ora noi dobbiamo riprendere queste basi, rilavorarci e superare l'immobilismo in cui siamo finiti. Questo è quello che io dico. E poi una regolamentazione. Purtroppo noi abbiamo una totale non governance degli afflussi non solo turistici, ma anche delle cittadine vicine, e da lì che dobbiamo partire. Da regole che poi in realtà tutti apprezzano, che cioè saranno apprezzate realmente da tutti e che sono sentite, ma non solo dai residenti, anche dai turisti. È necessario garantire una parità di trattamento, non ci devono essere operatori di serie A che possono fare musica fino alle 3 di notte perché se non rispettano l'ordinanza non fa niente, e quelli di serie B che se sgarrano di un minuto hanno la multa. Questo con me non succederà più, ve lo posso garantire. Perché votare le idee giuste e Laura Ancona sindaco? Votare me, diciamo, io penso che di aver creato un progetto realmente civico e di rottura del sistema. Perché? Perché avendo proprio svolto il ruolo di consigliere comunale ho capito che Castellammare, per rinnovarsi, deve staccarsi con le logiche passate da coloro che per 15 anni hanno fatto i consiglieri comunali, hanno investito, diciamo, svolto altri ruoli. È chiaro, dico, le idee sono state già date. Ora quello che noi chiediamo è che la città voglia darci la fiducia per amministrare con idee nuove, con nuovi metodi di attuazione, perché chi aveva da dare già ha dato. Questo è quello che io penso e ritengo. Io ho le mani realmente libere perché non ho voluto fare accordi partitici, pur avendo io ideologie politiche, le ho sempre manifestate. Ho le mani libere, una squadra che realmente ha le mani libere per lavorare, e non sarò un sindaco che si fa tirare la giacchetta. Al contrario, dobbiamo ognuno di noi utilizzare le proprie competenze. Io ho competenze legali, Castellammare non ha avuto mai un avvocato come sindaco, e quindi metterò proprio al servizio della mia città le mie competenze senza farmi condizionare dai funzionari, che secondo me devono svolgere un lavoro che è fondamentale chiaramente per l'operatività dell'ente comune, ma che non devono svolgere un ruolo politico, e quindi avere competenze specifiche in materia giuridica certamente può consentire di porre dei limiti.